Trattato sull'eresia neo-ariana del sacerdote Don Alessandro Maria Minutella. Ora la Santa Vergine ci ha qui riuniti oggi perché fossimo pronti a lanciare lo spirito di Verona, proprio facendo nostro l'appello di Gesù: ecco tua madre. Cos'è questo spirito di Verona? Fratelli e sorelle, figlioli cari, amici tutti, lo spirito di Verona è lo spirito della nuova Pentecoste. Con questi pochi o molti che siamo, la Madonna trionferà su Satana. Lo spirito di Verona inaugura in modo solenne lo scontro finale tra la donna e il drago. Lo spirito di Verona introduce l'atto finale e drammatico dello scatenamento da una parte dell'impostura anticristica che, come dice l'Apocalisse, getta giù un terzo delle stelle, e l'umile e potente risposta della donna vestita di sole, che nel nuovo cenacolo cattolico non ha adesso più in Roma il suo centro, poiché Roma ha perduto la fede ed è occupata dall'insorgere insolente di un falso corpo ecclesiale che in realtà è quello dell'Anticristo. Un piccolo resto che resiste con la corona del rosario in mano e oggi con la consacrazione solenne al cuore immacolato di Maria esce allo scoperto. Ci si domanderà: perché proprio a Verona e non in qualunque altra parte del mondo? Perché Dio vuole salvare l'Italia che ama di amore e di predilezione. Dio ha a cuore questa nobile terra piena di santi, dove c'è Roma e dove Pietro e Paolo sono giunti, guidati dalla provvidenza, per versare il loro sangue. Perché il nostro DNA è cattolico. Le nostre nonne dal Friuli alla Calabria, dal Piemonte alla Sicilia, dalla Sardegna alla Puglia, sono nel nostro sangue. Con la loro devozione eucaristica e mariana, in una parola cattolica. Perché dall'Italia Dio vuole che sorga il primo grande segnale di resistenza mariana all'impostura attuale. E perché la Madonna ha stabilito che proprio dall'Italia, oggi così provata ma pur sempre figlia prediletta, sorga il nuovo spirito della Pentecoste, che farà piovere dal cielo non acqua, ma il fuoco dello Spirito Santo, per una nuova era di pace, perché Cristo torni a regnare attraverso Maria, come soleva dire il Montfort: adveniat regnum tuum, Domine, adveniat per Mariam. Noi oggi, con questo nuovo spirito che Dio benedice e vuole, con questo spirito di Verona diciamo di no alla volontà di procedere a un cambiamento della dottrina bimillenaria della fede cattolica, in nome di un falso e diabolico tentativo di aperture allo spirito del mondo. Noi non permetteremo che imbavaglino la Santa Vergine, noi non permetteremo che la messa diventi un banchetto carnevalesco. Noi non permetteremo che dissacrino la santa e divina liturgia. Noi non permetteremo che scompaia il culto eucaristico con la presenza reale. Noi non permetteremo la dissacrazione diabolica e manipolatrice del vincolo divino del matrimonio. Noi non permetteremo che i preti si sposino e le donne divengano sacerdoti. Noi non permetteremo che il relativismo morale, dall'aborto al divorzio, dall'eutanasia al peccato contro natura, quel peccato che portò alla distruzione di Sodoma e Gomorra e anche Paolo stigmatizza, noi non permetteremo che si estingua la fede cattolica. La terremo noi viva nel cuore immacolato di Maria. Noi non permetteremo che Roma venga data in pasto alla bestia nera della massoneria
e che l'Italia cattolica diventi del tutto una terra infedele, terra di nessuno, pronta all'assalto del multiculturalismo relativista che mette nella stessa pentola il cattolicesimo con le altre religioni. Noi non permetteremo che in ragione del cosiddetto aggiornamento mettano mano al catechismo della Chiesa Cattolica. Noi, infine, sì, noi che oggi ci consacriamo al cuore immacolato di Maria, dopo che molti pastori hanno voltato la faccia agli accorati appelli della Madonna, ecco, noi oggi, sotto la guida di Benedetto XVI, che lui lo voglia o no, sotto la guida del canuto e bianco pastore teologo, noi terremo alto lo stendardo santo dei cuori di Gesù e di Maria. Ci diranno impostori, eretici, fondamentalisti, madonnari da quattro soldi, degni di internamento coatto, retrogradi, farisei dal cuore duro, matti, indemoniati, ipocriti. Dicano, dicano pure, è un onore per noi subire questa persecuzione morale, è un vanto per noi subire il loro boicottaggio e soprattutto a loro, i neocattolici bergogliani, entusiasti sostenitori dei due più grandi eretici del cristianesimo, Ario e Lutero, e perciò neoluterani e neoariani, a loro, catto neomodernisti e catto massoni, a loro che credono, dal momento che hanno il potere di Roma, di cambiare per sempre il volto della Chiesa, diciamo: la Madonna trionferà. L'Immacolata vincerà. Il nostro boicottaggio odierno, il nostro essere condotti nel ghetto della Resistenza cattolica, dietro alle vostre condanne così piene di misericordia, sarà presto la vostra vergogna. Colei con cui non avete fatto i conti è ormai pronta a ingaggiare la battaglia, di qualunque forma sia, da quella morale a quella dottrinale, in vista della più gloriosa delle vittorie, la vittoria della fede cattolica sull'impostura, la vittoria dello spirito cattolico sull'apostasia dilagante, la vittoria di Maria su Satana e di Cristo sulle potenze del male. Inizia oggi, qui a Verona, lo sappiamo dalle parti della falsa, lo sappiano dalle parti della falsa Chiesa, inizia qui oggi, per volere del cielo, quella resistenza che segnerà la storia della Chiesa cattolica. È la risposta unanime e corale di tutti noi, consacrati di Maria, all'aggressiva campagna eretica promossa dalla falsa Chiesa. Qui oggi, in modo solenne e santo, la Madonna ci ha convocati perché diventassimo totalmente suoi e per porre sulle nostre anime il sigillo del suo cuore materno. Ella è ora come un nuovo Mosè che raduna il suo popolo e, liberandolo dalla tirannide del nuovo processo misericordista e neoluterano, affrancandoci dal faraone d'Egitto che è il sinedrio dei poteri forti che stanno oggi occupando la Chiesa, capeggia il passaggio delle acque del pensiero oramai chiaramente eretico. La Santa Vergine è oramai pronta affinché sotto il suo comando attraversiamo il Mar Rosso dell'eresia e dell'impostura. Ella, la Santa Vergine del Rosario, onde è chiamata Regina delle Vittorie dal Beato Bartolo Longo, guida il popolo dei consacrati come un nuovo re Davide per sbaragliare non solo il gigante Golia, ma tutto l'esercito nemico. La consacrazione al cuore immacolato di Maria è il segno sugli stipiti delle porte, come il sangue dell'agnello sulle porte degli ebrei, quando nella notte di Pasqua l'angelo sterminatore uccise tutti i primogeniti d'Egitto.
risparmiando quelli che dimoravano nelle case segnate dal sangue dell'agnello. Fratelli, sorelle, un nuovo angelo sterminatore si aggira con in mano la falce dell'eresia, che si fa ora sempre più subdola e astuta, e in cui tutti quelli che non sono consacrati di Maria cadranno. Ora è il tempo decisivo. Dio e la Santa Vergine inaugurano oggi questo popolo di consacrati, secondo lo spirito di Fatima, a salvaguardia dell'identità cattolica. Si realizza così quanto il Monfort ha potuto intravedere profeticamente: il tempo dello scontro finale con gli apostoli degli ultimi tempi e la consacrazione a Maria, dal momento che dove c'è lo spirito di Maria, lì non ci può essere lo spirito di Satana. Oggi, per volere del cielo, viene costituito uno spartiacque. Quanti si consacrano alla Madonna saranno custoditi dall'aggressione prossima del demonio. Quanti, a qualunque realtà appartengano e qualunque ruolo svolgano nella Chiesa, la rifiutano o la boicottano, saranno facili prede del serpente, che invece, di fronte al sigillo dei consacrati, dovrà andare oltre.